Molto funky la musica. Salve gente, bentornati ai Let's Take a Look. Quest'oggi daremo un'occhiata al gioco che vedete qui. È un po' che non faccio dei Let's Take a Look di giochi per 3DS, vero? Questo è Retro City Rampage. Sarà? Questo è lo sfondo di Retro City Rampage dell'Humble Bundle. E Retro City Rampage è il gioco che giocheremo oggi per un'ora e mezza. Ho sentito parlare molto di questo gioco ai tempi in cui uscì e in generale le difficoltà che ha avuto a uscire per WiiWare, non ricordo bene. Vediamo. È in italiano, che è una buona cosa. Non rimuoverò niente. Allarme buonsenso. Questo gioco è una parodia. Questo gioco non è sponsorizzato, supportato o affiliato ad alcuna compagnia, persona, proprietà o entità che non sia riportata nei riconoscimenti. Ok. Sì, infatti già l'immagine di intro sembrava un riferimento al Ritorno al Futuro. Vediamo. V blank. Ok. Io ho nostalgia per questo periodo dei videogames. Però se l'avete immagino che... Wow! No. Ok, niente demo. Guida opzioni. Comandi. Postazioni. TV color. Entertainment. Wow, i colori del NES. Night. Blast processor. Perché una pala e un... Ok. Ataro Vision. C uguale 60. Granny Smith. PC DOS. EGA. Wow. MDA. PC Blinds. Moonbeam. Black and White TV. Virtual Burn. The Filter. Quest. Dov'è lo standard? Jesus Christ. My Eyes. Zombie. Auto. Gettoni sbirro, non so cosa sono. Ok. Giochiamo. Questa è la versione deluxe, quindi. Progresso. Livelli completati 0-62. Sparatorie omicide. Ok. Theftropolis, 18 ottobre. Quindi, da quello che ho capito, questo gioco dovrebbe essere una specie di pseudo GTA. Help Wanted, big... Giocatore, tanti dollari, viaggi, benefici. Dove devo firmare? Quindi il mio nome è giocatore. 3 anni dopo. Che succede? Ehi là, io sono il giocatore. La rapina si svolgerà oggi, va subito al nascondiglio. Via. Ok, sali in auto. Si salta. X. Muoviti, frena. Perché mi dice quanti pixel mancano? Wow, è strano giocare a un gioco. A un gioco in questo stile con. Col frame rate così fluido. Spero che la polizia non mi prenda. Dove sta andando? Ok. Sono arrivato. Bodacious B. Che succede? Capo o farva? Recluta, quali noti super criminali sono in libertà al momento? Vediamo. Ehi Axel, pare che questa tua spina nel fianco sia di una ribeltà. Ciambella, i suoi piani malvagi stanno per essere sabotati. Nel frattempo, il noto supercriminale attualmente in libertà, il giullare, istruisce i suoi scagnozzi sul loro prossimo colpo. Una rapina in banca. Muoviamoci. Giocatore, seguimi. Ah, io sono dalla parte del cattivo. E così nell'anno 2012 una parodia trita e ritrita. Immaginate una scena, i suoi scagnozzi si stavano preparando per il colpo. È un riferimento a Mega Man questo. Duck Hunt?
fucking cane. Ok. Tieni pigiato A per avanti. No, no, no. Che cacchio sta succedendo? Non sto giocando per ora, eh. Bomba messa in sicurezza. A che punto sei, numero 4? Numero 4 sta fuggendo. Non credo che riuscirò a tornare per cena stasera, capo. Tosti. What? Tosti. Dannazione. Quella era la giullaro mobile col servo sterzo. Tutti i giochi hanno l'umorismo come Shantae, a quanto pare. Pare che tu sia appena stato promosso a scagnozzo autista. Sali, riceverai il tuo addestramento strada facendo. Sì, nel tubo di scappamento, abbatti qualsiasi cosa che incontri sul tuo cammino. Ok. Non è difficile. E abbattere roba. Sono bucce di banana quelle, spero di no. Ah no, è erba. Stupido cane, shut up! Oh, il jump! Nitro accelerato, what? Dobbiamo coprire le nostre tracce. Prendi questa pistola e distruggi la vettura. Ok. Tieni premuto Y per sparare. Ottimo lavoro, giocatore. Nel tubo di scappamento. Nel tubo di scappamento. Trattieni il fiato. Ok. È un tubo di Mario. Ok. Premi B per saltare. Ok. Mi ricorda un po' un gioco che ho visto. Come si chiama? Era un fan game. A Bobo's Big Adventure. Prendi questa pistola e fatti strada. Ok, occupati delle guardie di sicurezza, così potremo passare all'entrata laterale. Uccidi le guardie. Mettiti al riparo, puoi metterti al riparo quando ti trovi contro muri oggetti premendo X. Prendi. Premi senza rilasciare la pulsantiera nella direzione del bersaglio per prendere la mira, ok. Ok. Troppa roba. Aham. Buonasera signore e signori. Stasera vi presentiamo una tipica rapina in banca. Sapete tutti come funziona. Giocatore scagnozzo numero 3, occupatevi della cassaforte. Ok. Con ogni probabilità vorrei metterti al riparo, giocatore. Usa. Ok. Saltiamo giù e arraffiamo il bottino. Tieni pigi. Usa la puntantiere. Ok. I vecchi sacchi col simbolo del dollaro sopra. Taxi. Ecco il pulmino, capo. Numero 5, hai ammaccato il paraurti. D'accordo, ragazzi, caricate il bottino sul retro. Autista, è ora di sgommare! Sotto c'è il tizio! Il tizio che dorme! Oh my god, what the fuck? Ora ci metteremo sulla corsia preferenziale per una fuga perfetta! non ci fanno passare! Non ho tempo di pensare con sto gioco. Se non hanno intenzione di farci passare con le buone, lo faremo con le cattive. Giocatore, vai a premere il pulsante del passaggio pedonale. Facile. Stai scherzando, però spiaccicato come quella rana laggiù. Frogger? Oh no, non Frogger. Ho fregato queste scarpe alla Green Hills. Dovrebbero darti una marcia in più. Green Hill è
Non so, ha senso se dico cosa sono tutti i riferimenti che riconosco. Green Hill, il primo livello di Sonic, quindi sono scarpe da Sonic. Queste scarpe ti permetteranno di correre a velocità supersonica, schivare il traffico e stendere i passanti. What? Capito, ora fila al passaggio penale, tirapiedi. Ok, quindi... voilà. Ho premuto il pulsante? Non ci fanno ancora passare. D'accordo, al diavolo l'operazione segreta, è ora di mettere in pratica il piano B. Sparare a tutto? Immaginavo. Anche il nostro? Ups, mi sono fatto prendere la mano. Capo, il bottino! Questa colpa tua, numero 3. È orribile il giullare. È tipo telespalla Bob, solo non intelligente. A quanto pare adesso siamo a piedi, giocatore. Ti serve un nuovo bottino. Gelata alla vaniglia. Andiamo a rapinare il supermercato. Cosa? Gli sbirri ci stanno già alle calcagna. Parla al capo della polizia o Farva. Parla al capo della polizia o Farva. Siete circondati. Spiana la strada, giocatore. E ridammi le mie scarpe. È copertura questa? Ah. Ok, ho subito un po' di danni, ma... distributore automatico di merendine. Comprato. E dopo? Ah, l'ho mangiato, ok. Non ho visto se quando sono vicino usa automatico. What the fuck? Sono tartarughe ninja! Ho visto adesso! Che giocano hockey? Oh, c'è un'arma da vicino! Oh, Jesus! Fucking tartarughe ninja! Cos'è questo? Acquista un potenziamento. Siamo proprio nel vivo, $25, quanti soldi ho? Non ne ho molti, ma... faccio schifo a quanto pare, quindi... non so neanche se ho i proiettili... sì, ho i proiettili, quindi non dovrei sprecarli. Ah, fuck! Ah! Chi sono questi? Oh, e adesso cosa? Oh no, sono quelli di Contra! Oh, Robotector. Perché tutti... oh, un colpo al... un colpo, un morto! Smettilo di fare riferimenti! Oh, adesso ho l'arma di... non ho tanti proiettili però, ho lo shotgun. Oh, sono quasi morto. Cos'è, un frigo? Dude! What? What the fuck? È una macchina del tempo? È la cosa di Doctor Who? Giocatore, figata, è una macchina del tempo! Furto aggravato di spazio e tempo, sto arrivando! Il flashing use kit to clean cartridge. Just blow on it. In caso di loppeggiamento, usare il manuale... oh oh, troppo tardi. Quindi ora si viaggia nel tempo? O non proprio, a quanto pare. Wow! Santo cielo! L'eroe è arrivato! Questo è il Doc Brown. Benvenuto a Teftropolis, crono viaggiatore. Certo, sono un paladino galattico. Ero in procinto di salvare l'universo quando si è verificato un guasto in cabina. Santo cielo, è praticamente distrutta! Non temere, sono al tuo servizio, eroe cosmico. Dobbiamo recuperare i rottami e fare il ritorno al laboratorio! Sorry, non ho mai visto Ritorno al Futuro, quindi non so come pronuncia queste frasi, ma... flusso magnete, attivo! Salta a bordo! Scansati, guido io! Ai suoi comandi, eroe onnipotente!
al laboratorio, non abbiamo un momento da perdere. Sai, forse mi piace di più di Chantal l'umorismo qua, perché è così rapido che non ho tempo di arrabbiarmi. E poi purtroppo i riferimenti sono il mio punto debole. Ah, anche a roba che non conosco granché. Doc Shock si chiama. Fucking hell, man. Game over. No, sono curioso di vedere. È successo tutto quello e sono passati 15 minuti scarsi. Jesus Christ. Premi Y per sparare razzi. A chi? A voi? Oh, la pola! Au! Ora che non mi dicono dove andare, beh, su? What? O forse mi stanno solo avvertendo che arriva gente. Ah! Ah, ma è un sogno. Forse è un sogno. Killception. What the fuck. Sto dormendo. Ecco cos'è la barra ZZ. Oh, santo cielo. Sistema di occultamento per tre. What the fuck, man. GTA non mi piace, ma questo gioco, cioè non è che non mi piace, ma come siamo messi, Doc? Doc Shock, penso di poter riparare la tua macchina del tempo. Ho premuto qualcosa? Il connettore a 72 poli è andato e non ho più pallida idea di dove trovare. Ma so dove poter ottenere un combubolatore di flusso. Ah, ok. Questo combubulatore di flusso è fuso. Lì, il mio vecchio vicino dovrebbe riuscire a procurarcene uno. Fai un salto da Emogan Co. e chiedi di parlare con il maggiore Lee Solid. Major Lee Solid. Yeah! Segui le icone sulla mappa per i livelli successivi. Ok, quindi X. Quindi devo andare da sto tizio, Major. Non so se è meglio forse non investire i passanti, perché sennò dopo la pola mi addosso. Di qua? Dovrei guardare la mappa sotto, così so quando svoltare. C'è anche la radio, a quanto pare. Ok, ci sono. Ok. Sì, sono lì. È Snake. Cos'è? Con un leck-leck in bocca? O è una sigaretta accesa? Una fusione con Duke Nukem. Sì, sono lì, cosa posso fare per te? Ti avanzano mica dei combobulatori di flusso? Li tengono sotto chiave alla base Geronimo. Non è un posto a cui andresti di tua spontanea volontà. Me la rischierò. Ti aiuterò a infiltrarti nella base se mi farai delle commissioni strada facendo. Nessun problema, andare dal punto A al punto B a casaccio è la mia specialità. Ti serve dell'addestramento prima che io ti mandi in una missione così pericolosa. Ok. Il fatto è che ricerche interne dimostrano che la maggior parte dei giocatori non presta attenzione quando si spiega loro di sistemare
il sistema di agganciamento automatico del bersaglio. Perciò ti istruirò da capo. E te ne hai premuto Y, no? La vedi quella macchina là, giocatore? Piglia quell'arma e distruggila. Ricordati, premi e mantieni Y per sparare. Il bersaglio corrente resta ingaggiato fino al rilascio del pulsante, permettendoti di muoverti attorno liberamente mentre continui a sparare. Ah, ok. Strafing. Anch'io che non gioco agli FPS so cos'è lo strafing circa. Bel lavoro, eccoti altre munizioni. Ho portato dei volontari per aiutarti a fare un po' di pratica. Volontari si offrono per crepare? Ok, buon per loro, I guess. Tip, cambia tocca l'icona per cambiare arma. Wow, così tante armi? Cos'è, una zappa questa? Una zappa. No, è un bastone da hockey, mi sa. Ah, non è una buona idea. Questo è lo shotgun. Vita. Quindi non si usano solo le merendine per curarsi. Ho vinto! Bel lavoro, giocatore, sembra che tu ci stia prendendo la mano. Ok. Cos'è quell'immagine? Salta per evitare le auto della polizia in arrivo e i veicoli che stanno per esplodere. Ok. Schivata. Power tips. Saltare è uno dei metodi più efficaci per schivare pallottole, colpi e veicoli altrimenti letali. Questo è un riferimento a Nintendo Power, immagino. Ok. Sembra facile. Wow. Bel lavoro, giocatore. Sembra che tu ci stia prendendo la mano. Non sei solo un pistolero. Per sopravvivere a questa missione dovrai anche saltare sui nemici. Eh? Ok. Cos'era? Ma se non diventi un maestro del pestone, troverai questa missione ben più difficile del previsto. Come pestare? Premi Y mentre sei in aria per schiacciare i nemici. Uno schianto a terra. Aspetta che i nemici sparino prima di agire. Evita i loro colpi, quindi dacci dentro col pestone. Allontanali. Allontanati per prendere spazio e ripeti. Ok. Poveracci! Cos'è quel lucchetto che gli appare sopra? A volte. Forse quando appaiono sono invincibili? Ups. Non so se l'ho già detto, ma quella lamentela che ho detto con... che ho espresso con Tengami, il fatto dei personaggi troppo piccoli sullo schermo vale anche per questo gioco. Non mi sta piacendo molto quella cosa. Forse giocarci su una console è meno fastidioso, ma... console casalinga. Sembra che tu ci stia prendendo la mano. Torniamo al negozio e ti fornerò tutti i dettagli della missione. D'accordo, giocatore, è tempo di mettersi in marcia. Oltrepassa le guardie di soppiato e nasconditi in uno dei loro mezzi. Se riesci a raggiungere la camionetta, sarà più facile che contrabbandare manovali aggiornati. What? Sarà più facile che contrabbandare i manovali aggiornati attraverso il confine. Ah, i messicani. Ok. Andiamo a Geronimo Base. Geronimo! Magari dovrei evitare di investire gente così non ho la polizia alla calcagna mentre ci arrivo. Ma quello è il bello di GTA? Nah, scappare dalla polizia è una delle cose peggiori di GTA. Se non usi i codici. Per me, perlomeno. Sì, un secondo.
Mettiti al riparo dietro le barriere per nasconderti, quindi procedi furtivo. Avvertimi quando sarai salito a bordo e preparerò l'elicottero. Ok. Ah, dietro. Non questo dietro, questo dietro. Eludi la guardia. Ok. What? Come ha fatto a vedermi? Sì, ok. Devo capire come funziona. What? Ah, ok. È strano pensare in tre dimensioni quando siamo sprite. What? Ok, non sto capendo qua come funziona la cosa. Ah, quindi il gioco mi consiglia quando andare? Ehi, Bill, sono Lance, porta dentro il carico. Ok. La camionetta è in moto. Dormivo della grossa, lasciate un messaggio. Oh oh. What? Oh shit. Ecco che si comincia. Evadi assieme al prigioniero. Oh shit, i barili esplosivi. Fa fuori il soldato e impossessati delle sue granate. Au! Ricordarmi di saltare. Seleziona le granate premendo R. Usa le granate per sfondare il cancello. C'è una GP, Jaco. Ok. Con R quindi posso cambiare l'arma di continuo. Ehi, torretta, shut up. Oh man, oh c'è un cuore, alleluia. Ah! Ok. Il prigioniero è lì dentro. Fa saltare in aria la porta e liberalo. Fa saltare in aria l'entrata della base e prendila d'assalto. Ok. Yeah. Whoops. Quindi ora devo sparare. No, penso che non sia il punto. Penso di dover uscire e usare la granata di nuovo, giusto? Non ho fatto esplodere la mia macchina, vero? Oh shit, sta fumando. Ok. Scortalo all'elicottero e fallo arrivare tutto intero. Facile a dirsi. Ah, oh, please, non morire. Serve la mia arma di base. Ok. Saliamo e speriamo che non esploda. Ok. Oh, questo è un riferimento a Bionic Commando, credo. Muoviti da Merino, sei in arresto. E poi è tipo Robocop il personaggio, però. Ok, è un boss questo.
I colpi non sembrano fargli nulla, quindi magari le granate devo usare. Ok. Ehi là, giocatore! Maggiore lì, sei vivo! Ah, è dentro una scatola! Come Snake. Già, me la sono svignata prima che l'elicottero scoppiasse. Lo sapevo che avresti dato una lezione allo sbirro bionico. Ora recuperiamo il combobulatore di flusso. E con noi intendo dire te. Grazie per aver steso lo sbirro bionico. Ciao! Spara i pannelli di controllo per disattivare i campi elettrici. Ok. Ops. Ah, fuck. Tutti, mi hanno colpito tutti. I soldati che sono usciti da lì. Shit, ho sprecato tutti i proiettili. Oh my god. Ah! Ah, fuck. Congratulazioni, hai perso. Ah. Sai cosa dovrei fare? Quello che mi hanno insegnato. Che non mi sta riuscendo molto bene, ma whatever. Ah. Ogni attacco nemico va a segno quando io sono il bersaglio. Mi sto lamentando di me stesso e non del gioco. Maggiore, ho trovato il combobulatore di flusso. Ottimo lavoro, giocatore. Oh my god, ora è il combobulatore di flusso. Ho attivato l'autodistruzione della base per te. Fuck. Indossa le scarpe lampo per telare via di qui. Aspetta, tu cosa? Diamine! Half pipe minato? Fuck! Flipper. Ok. Non posso scavalcare. Sono in mezzo al traffico. Eccomi. Santo cielo, un combobulatore di flusso. Ho preso un colpo alla testa o è tutto vero? È verissimo, Doc. Ottimo lavoro, giocatore. Torna più tardi e troveremo il resto. Dai. Più o meno è andata. Bene, posso andare a dormire, I guess. Devo andare di qua. Forse adesso sono libero di andare dove voglio. Ah boh, mi hanno detto che ci sono le missioni. Gioca Prototype ROM. What? X.
ROM City Rampage. Incomplete work in progress, do not be sold. Press any button. Hi player, I am Null. Welcome to the secret prototype ROM. Hey. Look, it's a car, get in. È una ROM dentro. I controlli fanno schifo. Mi chiede, è una ROM fatta male di proposito. Unfinished prototype. Oddio. Get back into the car. Sorry. Vabbè, è un prototipo, non devo seguire la storia. Non sembra esserci un modo per sparare, tipo. Ah no, ecco qua. Lanciafiamme! Mi piace che non c'è audio. No, forse è un vero prototipo, però i comandi della macchina facevano schifo. Start. Interessante. Au! Giornalaio mi ha colpito in testa. Super Criminal Wiki. Annunci, lavori a tempo parziale. Cerca si butta fuori al Milky's Bar. Passa e chiedi di Milky capa di triglia. Digli che ti manda Ken. Cerca si assistente capo reparto. Passa al Sunny Side Trailer Park e chiedi di Patty. Ok, voglio fare il butta fuori, dai. Al Milky's Bar. Santa Polenta, Teftropolis City 2000XX è la terra promessa. Posso scegliere la mia avventura a mondo aperto, personalizzata. Cosa dovrei fare prima? Esatto, giocatore. Puoi aiutare Doc Shock a riparare la macchina del tempo o raccattare qualche piccolo lavoretto in città. Per iniziare a riparare la macchina del tempo, segui la freccia della missione blu. Per una missione secondaria, va verso le icone gialle. Ah, ok. Sono curioso di vedere. Come sono i cazzotti? Ok, quindi può essere interessante andare in una missione secondaria. Au! Ehi, hey, gang. Shit, proprio dietro al poliziotto ha deciso di rubare l'auto. Vabbè, andiamo al Milky's Bar. Che dovrebbe essere qui? Ok, vediamo com'è. Stai cercando un lavoro, eh? Beh, magari mi puoi dare una mano. Ma prima fammi da butta fuori e scaccia questi rompiballe da qui. Levati dai piedi, show! What? Ah, bla bla bla. Bene, possiamo andare fuori. Ah, dammi l'arma, dammi la pistola. E c'è la polizia che mi segue, tra l'altro. Ah, ecco i. A cosa servono i cosi, i gettoni degli sbirri, a occultarsi dalla polizia. Ok, I did it. Grazie per aver portato fuori la spazzatura. Intendo portare la mia fidanzata in villeggiatura alla Costa Bancia per chiederle di sposarmi. Ha gusti difficili però, quindi mi servirà molto di più che un semplice anello. Ho bisogno che tu vada a sgraffignare un'opera dalla galleria d'arte. La galleria gestita dalla mafia, quella? Non so, è quella Little Italy? I miei servizi non sono onnicomprensivi, tutte le spese accessorie saranno a tuo carico. Tieni, prendi la mia pistola, a me non servirà più ora che l'amore mi ha dato una ragione di vita. Ok. Premi X per acquistare una bibita. Una pinta di latte, per cortesia. Puh, mi sa che il latte è andato male. Era andato a male finché non ci hai aggiunto del cacao geneticamente modificato. Fuck! Nuovo stile sbloccato.
Il barista, action series, barbiere. What? Adesso sono ubriaco, quanto pare. Ubriaco di latte marcio al cioccolato. Se è geneticamente modificato, mi trasformerò probabilmente. Prima o poi. Ok, galleria d'arte. Fuck. Ah! Ok. Oh, sono entrati con me e mi hanno ucciso. Ok, riprovare. Saltare uno. Sì, lo so. Ok. Trafuga la scultura. Quindi immagino che si possa fare sneaky sneaky. Oppure uccidendo gente. Anche se quello non sembra. È di spalle? Sono troppo aggressivo. Oh no, sto per morire. Shit. È vero, c'è la pistola del tizio. Oh god. Ah! Ok. Ora, con calma, cercando di non allertare la polizia troppo tardi. Fuori dai piedi, fuori dai piedi. Devo uscire, non morire. Oh, ho danneggiato la scultura. Shit. Ok. I checkpoint sono quasi troppo generosi. Penso che avrei dovuto almeno... Avrei voluto farmi rifare tutto, visto che ho fatto così schifo. Ok. Grazie giocatore, magari lei contraccambierà quando le darò questa roba stasera. Torna quando vuoi per un po' di latte fresco, offre la casa. Sono appena arrivati dei nuovi castori, quindi non fare il What? Boh, penso che il fatto che danno il latte, tra virgolette, è perché non possono mostrare alcol o qualcosa del genere nel gioco. Ora il latte è gratis, ok. Un bicchierone di latte. Quel latte era rancido. Le mie bevande rimuovono la placca. Nuovo stile. Che stile? Di che stile parlavano? Cos'è questo? Gioca Epic Meal Time. What? Epic Meal Time, prova di forza epica. Ok. The Angry French Canadian. Oh!
Ok. Quindi Epic Meal Time li seguivo una volta tipo 2 anni fa, ma poi mi sono stufato. Quindi Epic Meal Time ha concesso di Big Dirt Manning Witch. Ah, ho capito come funziona. Devo caricare la potenza. What? Non sto capendo com'è il gioco. Ok, quindi devo mangiare solo quando la barra è al punto. Fast food lasagne. Ho sbagliato! Ah, perché sto facendo questa scemata? Un nuovo sfidante è arrivato. Ok. Barbecue Coliseum. Non capisco come funziona. Sto tizio ha una nuova meccanica, tipo. Ok, devo smettere presto perché sta roba non è parte. Ok, whatever. No. Vuoi davvero uscire? Sì. Ok. Mi chiedo quanta roba ci sia nascosta in giro. Tipo nell'angolo lì magari c'era anche un jukebox. No, ok. C'era un'altra side quest. Ah, ma era o una o l'altra, quindi non posso più fare l'altra side quest. No, non è vero. C'è una M gialla. Ecco, ah, è perché erano una sopra l'altra. Per quello non le ho viste. Un secondo. Ok, sorry. Ok, diamo sta missione. Ruba il televisore e portalo al banco dei pegni. Fa attenzione a non farlo cadere, altrimenti non varrà un granché. Ok. Sgraffigna la TV. Perché? Quei veicoli che hanno la puzza che esce sono dei camion della nettezza urbana. Ah, fuck.
Va verso il televisore, premia per raccoglierlo, ok. Ah! No. Sì, sorry. Non so saltare, bravo. Ok, al diavolo, dov'è? What? È invincibile finché non prende il televisore. Ah! Oh shit, ho lanciato la TV! Oh my god. Ok. Ho preso la TV. Perché sto uccidendo un uomo per una TV? C'è roba importante nella TV? Non ho neanche capito perché dovrei aiutare Doc a riparare la macchina del tempo, visto che questo è un posto così... che si addice al giocatore. Faux show? Faux show? C'era il faux shop, però... Obiettivo, prendimi a pixelate. Ok. A quanto pare. Premi X per vendere TV al negozio. Questo TV è un po' ammaccato, ma ti darò $150. Ok. Bella missione. Ma quindi non ho ancora finito? C'è un'altra side quest di qua. Ma forse è diversa. Facile come giocare a pentolaccia senza gli occhi bendati. Saccheggeremo ogni macchinetta nella lavanderia a gettoni. Nessuna guardia di turno lì. Dentro e fuori non batter d'occhio. Prendi questa mazza e andiamo là. Ok. Spacca la macchinetta e raccimola tutte le monetine. Non andartene finché non le avrai raccolte tutte. Starò a guardia. Ok. Quindi... Ehi, ma cosa stai facendo alla mia lavanderia? Sei in cerca di argento? Che ne dici invece di una dose di piombo? Diavolo, mi hanno di nuovo sparato, giocatore. Portalo fuori di qui e saccheggia il resto delle macchinette. Devo andare dal veterinario. Ah. Ok. Per ora non sono molto bravo al gioco, cioè mi sto divertendo, però sto prendendo danni come non so cosa. Siamo ricchi, è ora di una scropacciata di paninazzi al formaggio e peperonata. Jesus. Servirà un viaggio nel tempo per digerirli. Well done. Da qui dove si va? Da nessuna parte. Why not? Sorry, Pulot. Whoops. Whoops. Oh my god. Ok. Mi serve un mezzo resistente. Ok. Aspetta, è giullare quello. Esci dal tuo veicolo per cominciare questo livello. Che livello? C'era un livello lì? Sì, che cos'è questo? Ah, mi hanno ucciso. Meno tre vite. Ah, questo è il veterinario. Ah, quindi dovevo continuare. Clinica veterinaria, ok. Wow, come in GTA ti prendono tutte le armi quando viene ucciso dalla polizia. Ah, no, ho capito. È perché hanno portato me dal veterinario, a quanto pare.
cuori infiniti qui. Scusi signora, mi serve un'arma. Vabbè, mi daranno le pistole i miei aiutanti, penso. What? Wow. Mi sa che ci sarà un break nella registrazione, forse. Perché ha fallito la mia scheda audio, ma... scheda video, ma poi si è ripristinata da sola, ma c'è stato un attimino di singhiozzo. Ok. Mi serve un mezzo. Boh, penso che non ritroverò più quel punto dove volevo andare prima. Non mi ricordo dove fosse. Quindi per ora vado ad aiutare Doc con la macchina del tempo. Un bus? Voglio guidare il bus. O questo cosa, cos'è? The Soundtrack. Ah, questo è quello di... Oregon Trail. Cioè, basato su un carro di Oregon Trail. La velocità è più o meno la stessa. Wow, quel tizio ha i capelli altissimi. O ha qualcosa da censurare sulla testa. Doc, let's do something. Sembra che Doc Shock stia dormendo. Wow. Giocatore, io sono te, dal futuro. Col cacchio? Aspetta, sei veramente me? Se sei veramente me, che numero sto pensando adesso? 69, amico! Oh! Che ci fai qui? Amico, dà un'occhiata alla nuova fuoriserie di Doc, dritta dal futuro. È troppo per gente come me, cioè come te, aspettare la fine del gioco per farci un giretto. Salta su! Dobbiamo caricare la batteria prima di poter toccare la velocità massima. Gli ammortizzatori accumulano energia a ogni impatto. Sto davvero pensando ciò a cui sto pensando? Sì, amico, pirata della strada scatenato! Quindi devo... stendere gente. Mi serve un'alta concentrazione di gente. Che motivazioni per farmi sfondare gente, però. Come on, questo sembra un buon posto. Travolgi i pedoni a velocità massima. Ah, fuck. What? Oh, quindi può esplodere. Si vede che non ho capito bene cosa fare. Quindi limitiamoci ai pedoni. Perché cozzare contro le auto non è una buona idea. Oh shit! Oh no 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 no! È scivolato via il gommino dal... Au! Era scivolato via il gommino da... dal circle pad. Wow, non era successo con nessun gioco
A parte Super Smash Brothers. Fare avanti e indietro sembra funzionare. Ok, ci siamo. Mamma mia, è stato piuttosto fico. Già, amico, presto ne avrai una tutta tua. Santo cielo, ci vedo doppio. Grande Giove. Doc, hai di nuovo sbattuto la testa contro il combo bulatore di flusso? Zitto e torna a bordo, tu. Va bene, meglio tornare agli anni 2000XX. Alla prossima, amico. Ok. Ma tipo adesso c'è un teschio marrone qua. Vuol dire che c'è una missione? Sì. Sfida arcade, carri armati alla riscossa. Causa la massima distruzione con il carro armato, ok. Argento ho preso. Io sono l'uomo d'argento, quindi non è una sorpresa. Circa bravo in tutto, ma non eccezionale in niente. Oh no, scherzavo. Posso abbandonare? Che succede se porto il carro armato nel garage? Wow. Il nitro scarica. Carrozzeria rosso. C'è un modo di... Riprendi il gioco. Esci dal gioco. Non c'è esci dalla sfida però. Wow, se tagli l'erba escono i cuori. Zelda. Mi chiedo se è venuto... E deve essere venuto prima questo di A Bobo Big Adventure, no? Ok, posso uscire... Ah, perché ho premuto A per ripetere prima. Sei stato premiato con una coccarda. Ok. Sembra una P del parcheggio. Ok. Quindi questa è una sfida. Così. E... Yes! E poi ci sono anche i teschi d'oro. E cosa sarebbero sulla mappa i teschi d'oro? Sfida arcade, Submachine Gun lo fa.
Ok, ho proiettili infiniti. Uff, wow, l'auto mi ha portato in vantaggio dopo. Ok. B. Ok, queste sono sparatorie. Mancino bus. È una battuta. Mancino bus. Cioè, c'è l'omnibus, ma... Ok. Quindi torniamo da Doc, immagino, perché non vedo altre M gialle. Bisogna anche vedere quanto è lungo sto gioco. Whoop. Santo cielo, giocatore, la mia macchina è stata rubata. Rubata? Che razza di sconsiderato. Non preoccuparti, Doc, te la riporterò. Sei un vero eroe, giocatore, non posso permettermi un'altra macchina. Ma prenditi questi soldi e comprati una bicicletta. Da Milky? Barista, dove posso trovare una bicicletta da queste parti? Una bicicletta, eh? Beh, il sospettato, ma mai condannato, Gigetto l'insetto, gestisce il negozio di bici numero uno della città. Che brutto. Lascia stare i suoi loschi traffici, ti venderai una bici a buon prezzo. Gigetto l'insetto. Ok, guidiamo normalmente. Nessun incidente. Oh, mi sembra che in questo tipo di giochi... Wow, bella musica! Sembra che in questo tipo di giochi... Ups! Ho sentito dire che puoi procurarmi una bicicletta. Stavo dicendo che in questo tipo di giochi la polizia agisce solo quando comincia a morire gente. Se tipo guidi contro mano ma schivi bene tutte le auto, non c'è niente da dire, non stai infrangendo la legge, sei solo molto figo. Oh, quello è un riferimento a Punch-Out, immagino. Ho sentito dire che puoi procurarmi una bicicletta. Ehi, puoi dirlo forte! Ma aspetta, sembri proprio il tipo giusto per un lavoretto veloce. Il fattorino mi ha piantato in asso e ho bisogno di consegnare delle riviste. Fammi questo lavoro e potrai tenerti la bici. Inizi subito, ok? Ok, monta sulla bicicletta. Ok. Va a Sleazy Street. Oh god. Sarà un riferimento a Paperboy sta missione? Diciamo che la maggior parte dei riferimenti non penso che darebbero problemi, ma quello... Duck Hunt era molto specifico, quindi mi sorprende che non sono stati presi per quello. Cioè, era una papera e un cane, quindi forse no, però... Congratulations, player. You finished a great game. Ha chiamato quel lurido del postino, si licenzia e tu sei stato scelto come sostituto. Il tuo primo incarico è Sleazy Street. Contiamo su di te per riempire ogni singola cassetta. Premi Y quando passi vicino alle buche delle lettere per buttarci i giornali dentro. Prego, guarda il seguente video didattico e poi datti una mossa. Ok. Chi mi tira roba? E perché? What? Sì, è Paperboy. Ah! Wow, wow, wow! Mi sa che ho ucciso qualcuno col giornale. Uff! Segui le icone M blu per i livelli. Vai da Doc Shock per continuare a reperire altri pezzi. Perché sta fumando la bicicletta?
Ho urtato il poliziotto con la bici. È una moto Yoshi quella. Ma è stato fatto prima di Mario Kart 8 sto gioco, no? Dino Moto. Forse non era solo in Mario Kart 8 che c'era la moto Yoshi. E sai cosa? Probabilmente le moto dinosauro esistono da prima della moto Yoshi. Ti voglio bene, Denver. Solo quando sei una moto, però. Boh, è carino. Cioè, io non appartengo a questa generazione. Sono quella dopo. Io sono la generazione, fine della vita del Game Boy, inizio del Nintendo 64. Quindi questa generazione me la sono persa. Ma boh, i riferimenti li capisco comunque quasi tutti. Sicuro almeno metà. Solo che sono così tanti che... Ow! Please, excuse me! Quindi a quel che ho visto i gettoni sembrano essere fissi e non scomparire. Sono dei punti... Ecco, come questo. Sono dei punti in cui posso passare per allontanarmi dalla polizia. Fammi dei gelati. Beh, non l'avrei mai preso per conto mio sto gioco perché non sapevo... Pensavo che sarebbe stato peggio. E poi in ogni caso, se l'avessi preso io l'avrei preso per una console perché... Troppo, davvero troppo piccolo per i miei gusti, l'omino. Doc, tutto bene? Santo cielo, giocatore, mi borseggiano in continuazione. È vero, non ho neanche la bici. Perché l'ho tipo... abbandonata. Bah, quale individuo spregevole ruberebbe mai le cose altrui? La mia nemesi al liceo, ecco chi. Stavolta ha fregato il mio prototipo di androide primate elettrico XT2000. Decapottabile. Dove credi l'abbia portato? Oh no, sarà Donkey Kong, vero? L'avrà probabilmente inviato al porto per spedirlo oltreoceano delle disoneste fabbriche contraffattrici. Ci andrò subitissimo, con un po' di fortuna non è ancora troppo tardi. Com'è che si chiama sto cretino? Dottor von Batnik? Ok, quindi è Eggman in pratica. Invece di Robotnik. Dottor von Batnik. La polizia mi sta alle calcagna se uso la loro macchina. Ok, no. Non di default. Ops. Ah, perfetto, li ho distratti. Oh my god, è una macchina. Oh, era un veicolo. Il loro shotgun non ha molto raggio d'azione, quindi posso usarlo a mio vantaggio. Ah, fuck! Maledizione, c'ero quasi. Dai, dai, dai. Ok. Sì, quello è il dottor Eggman. È il veicolo del dottor Eggman. Oh, come on. Pff, hanno distrutto il gorilla.
No, non ci passa. Uff, ok. Vediamo di attirarli lontani. Ok. Spero che spari barili. No, solo il clacson. Mi piace che è decappottabile, ma non c'è la capotta, non c'è punto. Ah! Man, accelera però quando... Sono un gorilla, sono un gorilla. No! No, 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 no. Ape si chiama. Ok, dammi... Ok, what? Cosa mi ha colpito? Oh, un muro. Fare il giro completo. Qua. Santo cielo, sei tornato. Grazie, grazie. È meglio che lo metta al sicuro finché Batnik non finisce dietro le sbarre. Non appena sarò pronto ti lascerò fare un giro quando vorrai. Cioè, se non sarai impegnato a viaggiare nel tempo, a salvare l'universo, ovvio. Finirà con la distruzione o il salvataggio dell'universo sto gioco. Santo cielo, giocatore. Passa a prendermi, dobbiamo evocare il grande Game Dini. Ok. Il grande Game Dini. Quanto tempo mi manca? Fammi vedere se mi conviene. Oh, 12 minuti, eh? C'è ancora tempo, mamma mia quanto contenuto che ha sto gioco in così poco tempo. Questo sembra un tema tarocco di Mega Man. Magari sbaglio qualcosa io, magari le missioni non me le segno sulla mappa. Hey Doc, cerchiamo di recuperare altri pezzi di ricambio. Il grande Game Dini dovrebbe aiutarci a trovarli, anche se... è sprovvisto di licenza. Sti errori. Il grande Game Dini... è un riferimento al Game Genie. Quel coso che si poteva usare. È praticamente la versione Game Shark d'altri tempi. Grande Game Genie, eh? Fuck. Oh, ok, mi ha lasciato andare il poliziotto. Wow! Cos'è? Real Cheeser Pizza TM.
Anche solo leggere le insegne è figo in sto gioco. Shit. Devo parcheggiare. Sta legnando l'auto con un manganello quel poliziotto. Eccoci, dimenticavo. Soffre della sindrome di Meat Boy e se ne vergogna molto. Mi raccomando, fingi di ignorare sul suo aspetto scarnificato. Quindi è Super Meat Boy, immagino. Salve, grande Game Dini, questo è il mio amico giocatore. Ah, nel senso... Piacere di conoscerti, giocatore. Sono il grande Game Dini, nel senso che non ha la pelle. Maestro dei codici! Peccato abbia smarrito il mio cifrario. Abbiamo bisogno di reperire dei pezzi di ricambio di una macchina rara e speravamo di poter affidarci ai tuoi grandi poteri per scovarli. Vorrei provare a potervi aiutare, ma il mio cane si è ingurgitato il mio cifrario e senza quello sono utile come una lampadina fulminata. La lampadina fulminata puoi comunque tagliare la gola a qualcuno. Fammi riavere i miei codici ed esaudirò ogni tuo desiderio. Nessun problema. Intrufolati nella torre impossibile per ottenere i codici di Game Dini. La torre impossibile. Ok. Shit. Torre impossibile, eccola qua. Fuck off, pulot. Atrio Vitalis. Trova i codici del computiere, ok. Pistoletta qua, andiamo. Quanti piani abbiamo, ok. Partiamo dal secondo. Rob! Au! Ne ho trovato uno. Fortunatamente sono pure un cyberpirata di fama mondiale. No, qua dovrei leggere un cyberpirata di fama mondiale. Attento alla guardia elettrica! Ah! Rob è invincibile. Yeah, è una chiave. Yes. Ok. Codice 1 su 4, Questo non capisco cos'è. Oztelex. Ok. Cos'è questa guardia? Boh. Vi divertirete voi a elencarmi riferimenti che non colgo, magari. Bene, un'altra chiave. Cosa servono tutte ste chiavi? Questo è un... è letteralmente un bidone dell'immondizia con... con un'antenna sopra. Boh, col tempo un po' mi abituo alle dimensioni dei personaggi, però... questo neanche non so cosa sia. Au!
Quello era l'ultimo dei codici, è ora di riportarli a Game Dine. Magari le chiavi sono come in Zelda e sono tutte dei passepartout. Serve un veicolo. No, non una moto. Questo può andare. Cos'è? Bronchite? What? Perché bronchite? Ok. Grazie giocatore, torna più tardi e ti aiuterò a trovare i pezzi che ti mancano. A proposito, tieni gli occhi aperti, se trovi degli altri codici portameli. Ok. Vado a Doc Shock per continuare a reperire altri pezzi, ok. Una cosa, mi sa che l'intera torre è a forma di Game Genie addirittura. Cioè, ispira a meno. Forse solo l'insegna rispira la sua forma. Più che altro non sto capendo come funzionano le side quest, credo. Quella è l'auto dei Ghostbusters, credo. Aspetta, cos'è questo? Ah, era solo la moto marrone. O una bici. Au. Sì, perché non vedo le M gialle e non me le segna più sulla mappa. A meno che ci sono davvero tante missioni principali e solo ogni tot viene sbloccata. Tipo questo cos'è? Tatuaggi? Benvenuto da Todd's Todd! Da Todd's Tool Tattoo, l'Accademia d'Arte. Abbiamo imparato a scarabocchiare pergamene bruciate con penne a sfera. Che tatuaggio posso farmi? Pixel life. For the win. Mommy. Cos'è quello bloccato? Roba giapponese. Il simbolo cinese, figo. Il simbolo giapponese, figo. Giustamente. Ti do ragione, gioco. Anche se il cuore, il mammina, il codice binario, il per la vittoria, Little Sunshine, il caprone. Non so se caprone è la traduzione giusta per quello che penso che volessero intendere, ma... meglio così. Boh, la spada è così ridicola e stupida. A parte che non serve a niente, perché cioè non vedrò mai il mio personaggio. Motivo per cui non mi piacciono i giochi in prima persona, non vedi mai il tuo personaggio. Ok. Che altro c'è qua attorno? Wedding Chapel. Aspetta, che si sposa gente. Magari si sposa il mio amico. Quello del Milk Bar. Vabbè. Sto esplorando la città perché manca davvero poco tempo e non avrebbe senso iniziare qualcosa di nuovo. Wow, una palla. Facciamo una di ste sparatorie, ce n'è una qua vicino. Bayshore High. Una scuola. Un liceo. All'entrata rimuovono le pistole, giustamente. Molto difficile rimuovere le pistole all'entrata degli studenti, eh? Duke Attack. Ho trovato un muro invisibile su Hot. Ah, questo muro invisibile, ok. Volevo entrare nel bagno.
Dove stai andando? Sono arredi scenici. What? Sono arredi scenici, quelle scale non sono vere, ok? Speravo in qualcosa di più. Dove stai andando? Sono... Non ci sono corridoi da vedere qui. Ok. Ok. Il tempo è scaduto, gente. Questo era Retro City Rampage Deluxe. Non so cosa abbia in più della versione normale, ma... beh, grazie dell'attenzione, guys. Mi ha divertito molto. È molto, come dire, stressante come gioco. Cioè, prende molto... molte risorse, sono tipo stanco solo avendoci giocato. Molto frenetico, però boh, è divertente e sembra abbastanza facile perché perdona molto con i checkpoint. Boh, e riferimenti a GoGo. grazie all'attenzione, il prossimo sarà Fire Emblem Fates. A meno, no, non penso, non faccio a tempo. Lo scorso sarà Fire Emblem Fates. Registrerò Fire Emblem Fates dopo questo, ma questo verrà dopo, e quello dopo ancora sarà, penso, un gioco per PC. Grazie e attenzione, guys, alla prossima.